Il Pescara domani torna al lavoro in vista della ripresa del campionato e avrà in più anche Guglielmo Stendardo come primo rinforzo in difesa. C'è anche il via libera dell'Atalanta, il 35enne napoletano sarà in Abruzzo per la firma sul contratto. Non sarà l'unico rinforzo dietro, ma su questo fronte, oltre a Cesare Bovo, che comunque rimane l'uomo più vicino al club biancazzurro, ci sono anche delle alternative, perché sul 33enne del Torino la concorrenza è folta. C'è anche il Palermo che preme e allora il Pescara, nonostante continui a metterlo in cima alla lista dei desideri, valuta anche Luca Krajnc, che alla Sampdoria ha collezionato solamente una presenza, per di più in Coppa Italia. Molto più complicato l'affare che porterebbe a Marco Andreoli, giocatore in esubero all'Inter. Ma il Delfino sta stringendo per altri due tasselli importanti. Il primo in mediana, con Christian Ledesma che ha rescisso il contratto con i greci del Panathinaikos e sarebbe vicinissimo all'accordo col club adriatico. In settimana ci sono stati ulteriori contatti tra le parti e nei prossimi giorni verrà presa una decisione. Per bocca dello stesso presidente Sebastiani, la fattibilità sarà valutata insieme al tecnico Massimo Odo nelle prossime ore al rientro dalle vacanze. Altro colpo in addirittura d'arrivo è quello del croato Ante Budimir nel canale con la Sampdoria di Marco Giampaolo, che finora non ha concesso alla punta lo spazio che si aspettava. In questo senso i biancazzurri possono mettere sul piatto anche la carta Valerio Verre, che tanto piace ai blucerchiati. Prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza del Pescara. Questa è la formula per consegnare all'allenatore la punta croata, ex Crotone, in grado di concretizzare la mole di gioco sviluppata in mezzo al campo. Anche in questo caso non sarà l'unico arrivo, perché Oddo vorrebbe abbinare Budimir ad un altro bomber. Paloschi era una pista difficile, diventata impraticabile con l'addio all'Atalanta di Piniglia, molto più in discesa quella che porta ad Alberto Gilardino, anche se l'Empoli, che sta per chiudere con Alberto Grassi in mezzo al campo e che potrebbe disfarsi sia della punta che di Marcel Bucher direzione in Abruzzo, non vorrebbe rinforzare una diretta concorrente. L'attaccante potrebbe decidere di cambiare presto aria e Pescara sarebbe la piazza perfetta per rilanciarsi e provare a centrare la salvezza. Gilardino dovrebbe prima rescindere con i toscani e poi scegliere la sua nuova destinazione. Con l'ex centravanti della nazionale e con Budimir, il Delfino avrebbe un attacco davvero in grado di piazzare la rimonta salvezza. In più, proprio con l'Empoli in piedi, l'idea Marcel Bucher, che Leone apprezza tantissimo e che sarebbe l'incastro perfetto se davvero Grassi raggiungesse Martuscello, chiudendo la strada al mediano del Liechtenstein, con l'Atalanta che chiuderebbe il cerchio prendendo un ex biancazzurro come Mandragora dalla Juventus. Insomma, domani il Pescara torna a sudare, ma sul fronte mercato lavora senza sosta. La rincorsa alla permanenza in Serie A passa anche da qui.